E questo incidente, ennesimo incidente sul lavoro, richiama alla memoria tanti altri drammi. Vediamo con Laura Cervellone. Dalla grande risonanza mediatica del caso della giovane madre Luana D'Orazio, morta in una ditta tessile in provincia di Prato dopo essere rimasta impigliata nel rullo del macchinario a cui stava lavorando, ad altri episodi meno raccontati ma altrettanto gravi, quella delle morti sul lavoro resta una catena infernale di incidenti che non allenta mai la morsa. Il crollo in cantiere avvenuto a Firenze è solo l'ultimo caso arrivato alle cronache che accresce un bilancio di vittime sempre più nero. I morti sul lavoro in Italia sono stati oltre 1.000 nel 2020. 23, uno ogni 8 ore e mezza, la media tragica che emerge dai dati ancora provvisori dell'INAIL. Stavano lavorando Kevin, Michael, Saverio e i due Giuseppe, gli operai morti investiti da un treno nella stazione di Brandizzo, nel Torinese. 6 vittime sul lavoro in un giorno solo. È successo lo scorso 25 maggio. Una delle 6 persone morte era al suo primo giorno di lavoro, un'altra aveva un figlio di 8 mesi. La tragedia dell'insicurezza sul lavoro l'estate scorsa ha ucciso padre e figlio in una cisterna nel Barese, l'uno nel tentativo di salvare l'altro. Una catena drammatica di soccorso finita male, 2 anni prima si era abbattuta su 2 famiglie di Paola in Calabria, sempre in una cisterna per le esalazioni del mosto. Muoiono padre, figlio e 2 fratelli. Sono al centro e al sud le regioni più colpite, i settori maggiormente esposti, l'edilizio seguito da trasporti e magazzinaggio e attività manifatturiere di questa strage che non conosce sosta.